Amici di Directa Sport, buonasera da Roberto Carte in diretta dal Palaconi di Cagliari per raccontarvi, grazie alle immagini di Francesca Sini, la sfida tra la Mediterranea e la San Marino Academy, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile di futsal. Siamo nel girone A, terna arbitrale già in campo con i due capitani. Andrea Giano di Olbia e Roberto Basile di Cagliari sono i due arbitri designati, Massimo Pisceda di Carboni invece sarà il cronometrista. San Marino Academy che disputa oggi la prima gara ufficiale della sua stagione, nella prima giornata ha osservato il turno di riposo, lo scorso anno aveva raggiunto nel girone A la salvezza, l'ultima giornata la Mediterranea invece nella scorsa stagione era arrivata seconda nel girone B, andando ad un passo poi anche da conquistare tramite i playoff, le finals di Salso Maggiore, disputando comunque un'ottima stagione regolare. 3-3 in Veneto sul campo del Futsal Hurricane. Quanto riguarda invece questa stagione per la squadra capitanata da Federica Cocco, novità dunque per quanto riguarda la fascia da capitano al braccio per la Mediterranea, dall'altra parte anche per la San Marino Academy la fascia di capitano è su un nuovo braccio, quello di Francesca Lanzarotti, maglia numero 5 per lei, San Marino Academy in maglia rossa, completo totalmente rosso, completo blu con inserti celesti invece per la Mediterranea, allenata dal confermato Stefano Versace e Matteo Selva invece il tecnico della San Marino Academy che per problemi personali oggi non può essere presente in Sardegna, farà da veci Marco Pagliarani, diventa accompagnatore oggi in panchina. Ma anche a vedere le scelte da parte dei due tecnici, andiamo anche a vedere però prima dei quintetti saranno svelati, anche se ce lo svela con questa foto San Marino Academy, Ilaria Giorgi tra i pali, Federica Taglioli, Comandini, dovrebbero completare poi il quintetto, Gloria Turnone, maglia numero 10, mentre dall'altra parte in porta c'è Eleonora Mungironi, Furno, Fanti, Cossu e Mendes, quanto riguarda invece lo starting five scelto da mister Stefano Versace, sarà la San Marino Academy a dare il via alla sfida con il calcio d'inizio che verrà battuto da Federica Taglioli. La terza stagione con la maglia del San Marino è iniziata, Mediterranea San Marino Academy, il pallone giocato dalla formazione ospite. Con il giro palla si deve abbassare Taglioli a ricevere, poi il pallone allontanato con deviazione, ci è sembrato forse impercettibile, si riparte con il rinvio dal fondo per Mungironi, parte col 3-1 la Mediterranea, Furno scarica su Mendes che finisce con perdere il pallone dalle parti di Giudice, era lei la quinta giocatrice che ci mancava nel quintetto della San Marino Academy, cerca lo spunto l'Argentina, finisce col perdere il pallone, imbucata per Fanti in posizione da pivot, c'è Comandini che fa buona guardia su l'ex giocatrice della Jasnagora, uno dei volti nuovi della Mediterranea di Versace, qui è proprio Fanti a battere il calcio d'inizio, deviazione forse involontaria di Furno che permette il contropiede della San Marino Academy, 3-1, porta il pallone centralmente Taglioli, cerca poi anche un'ultima conclusione, palla sporcata, rimessa laterale per San Marino con una Mendes non troppo convinta di questa scelta arbitrale. Rimessa laterale alla zona interessante con il giro palla per Giudice che se la porta sul destro, bella la sterzata, c'è Fanti però che mette il piede ed evita una conclusione pulita a una delle due argentine a disposizione della San Marino Academy quest'oggi. Qui lo schema per il tiro diretto di Comandini, ha cercato la conclusione sul primo palo, buona la chiusura con il piede di Eleonora Mungironi che però va a concedere un'altra palla inattiva alla San Marino Academy. Sono trascorsi 56 secondi, calcio d'angolo adesso per la formazione ospite che qui trova
con un grande schema il tiro di Gloria Turnone, palla che è passata in difesa, poi pressione in 2-1-1, addirittura in raddoppio sulla centrale Furno, che per un attimo esita, poi trova lo scarico per Cossu. Mendes nuovamente per Furno, cerca l'uno contro uno, la giocatrice in maglia numero 13 torna da Mendes, imboccata per Fanti che si gira, va alla conclusione col mancino. C'è Turnone che fa buona guardia, devia in rimessa laterale, andrà a battere Furno. C'è il movimento di Fanti, c'è Mendes che va da Cossu, possibilità di scambio tra Cossu e Mendes, ancora Mendes che cerca la sterzata in area di rigore, non trova però lo spazio per la conclusione, riparte da Giorgi e poi con il giro palla la San Marino Academy, un'azione al secondo anno in A2 femminile, qui Giudice trova un grande passaggio, poi la deviazione e il gol di San Marino che trova il vantaggio con Gloria Turnone. C'è stata una deviazione proprio davanti a Muggironi, diamo comunque il gol alla numero 10 di San Marino, 1-0 al Palaconi. Conclusione verso la porta, c'è stata sì la deviazione che poi è stata decisiva per ben fare Muggironi. In caso gol San Marino Academy che qui continua a spingere e trova anche un calcio di punizione. Il primo fallo commesso dalla Mediterranea, il primo fallo in generale della partita. Sono trascorsi esattamente 2 minuti. C'è Turnone sul punto di battuta, suo il gol, decidendo finora questa sfida proprio davanti alla panchina della Mediterranea, indicazione da parte dell'arbitro per Fanti in barriera su come può e non può mettere il braccio per proteggersi eventualmente il volto. Turnone, c'è lo schema per Taglioli, va alla conclusione in tuffo, Muggironi manda il pallone in calcio d'angolo, un po' troppa facilità, Mediterranea qui ha lasciato andare al tiro la numero 8 di San Marino. Attenzione allo schema, palla che passa per Giudice, vuole spazio per la conclusione col sinistro, stavolta mura la difesa della Mediterranea, palla un po' sporca che torna dalle parti di Giudice che cerca un cambio gioco complicato, palla che arriva direttamente dalle parti di Mister Versace che controlla il pallone, poi la lascia nelle mani di Mendes, può ripartire la Mediterranea con la rimessa laterale, Furno prova a sfondare centralmente la pressione in 2-1-1 della San Marino. Palla che però arriva direttamente dalle parti di Turnone e allora è ancora l'Academy di San Marino che può gestire con il giro palla, poi sbaglia qui Turnone il passaggio per Giudice, controlla il pallone direttamente in out, rimessa laterale già battuta, Mendes può andare all'uno contro uno, salta secca in dribbling Taglioli che stende la portoghese, calcio di punizione adesso in favore della Mediterranea, 1-1 il conto dei falli, un Mendes che può andare alla battuta, vediamo se si cerca anche in questo caso uno schema oppure Mendes proverà ad andare direttamente alla conclusione. Va direttamente in porta, o meglio dalle parti di Fanti che riesce giusto a toccarla, poi la spizzata proprio di Fanti, c'è Giudice che prova ad accendersi, la tiene in campo, no? Palla in out, rimessa laterale per la Mediterranea che butta dentro adesso Marika Saba e Marta Vacchero, entrambe in gol nel 3-3 sul campo della Futsal Hurricane di domenica scorsa. Una delle conferme, Marika Saba, uno dei volti nuovi, invece Marta Vacchero che adesso prende posizione da pivot, poi Saba va da Mendes, c'è Furno che riceve, ancora Mendes, una scarica per Vacchero, preferisce forzare, c'è Giudice sulla linea di passaggio, poi la Mediterranea riesce a riconquistarla, ancora Saba, Mendes controlla senza pressione, manda via Furno, fa salire la sua compagna, poi ancora Mendes vuole l'imbucata per il pivot, stavolta Giudice brava a chiudere il centro su quella linea di passaggio, ancora Mendes che riceve da posizione centrale,
senza pressione, prova lo scarico sulla sinistra per Saba, leggermente fuori posizione, passaggio impreciso, rimessa laterale per la San Marino Academy, che per il momento non effettua nessun cambio. Giudice fatica a controllare, rimessa laterale per la Med, deve alzare in qualche modo i giri. Mendes, Vaquero, palla nuovamente per Mendes che poi nella conclusione sporca, c'è Giorgi che ci mette il piede, poi allontana il pallone la difesa della San Marino Academy. Mendes, Furno, Saba, cambio gioco, palla nuovamente a cercare Furno, cerca la sterzata poi la giocatrice in maglia numero 13, può battere il calcio d'angolo, chiama lo schema, palla per il tiro di Saba, buona la scivolata, poi Turnone trova la deviazione di Saba allontanando il pallone, no? Per l'arbitro l'ultima a toccare è stata una giocatrice di San Marino. Brava, evidente forse la deviazione di Saba. Mendes può andare alla conclusione, la colpisce malissimo, palla che resta lì e allora può partire il contropiede di Giorgi. Prova il dribbling proprio su Mendes che invece arpiona il pallone, uno contro due. Mendes si allarga sul destro, resta da quelle parti Comandini che va a spendere il fallo e viene addirittura ammonita. Secondo fallo sempre su Mendes, primo cartellino giallo per Serena Comandini. Marta Vaquero sul punto di battuta, Furno, Mendes e Saba potrebbero andare a ricevere un eventuale scarico della giocatrice spagnola, ormai da diversi anni in Sardegna, Masnagora, Monastir Cosmoto, Quartu. Scarico infatti all'indietro per Mendes, vuole andare alla conclusione. Comandini riesce a murare, concede però un'altra palla inattiva in zona offensiva, ancora Vaquero sul punto di battuta. La alza stavolta per Saba che la controlla con il petto, poi va alla conclusione sul primo palo, solo esterno della rete per la giocatrice classe 2001. Rinvio per Ilaria Giorgi. Riceve giudice, vuole un 1-2 rischioso, poi la pisata per Vaquero da parte di Saba. Capisce tutto a Comandini che allontana il pericolo. Furno, Mendes, pronto ad entrare neanche Manca nella Mediterranea, per il momento nessun cambio per San Marino. Furno, dietro nuovamente da Mendes, c'è Saba, continua il giro palla, qui Saba la porta troppo, Giorgi riesce a sgusciare via, poi Vaquero, palla ancora buona per il tiro e il gol di Federica Taglioli, ha raddoppiato la San Marino Academy, punisce in contropiede e 2-0 al Palaconi. ...14:44 ancora sul cronometro, gara lunghissima, ma è già 2-0 in avvio per la squadra allenata da Matteo Selva, che oggi non può seguire in panchina, starà sicuramente seguendo la nostra diretta, starà sicuramente apprezzando la prestazione delle sue giocatrici, anche se qui forse un po' di preoccupazione ci può essere per il tecnico dell'Academy, perché ci sono problemi per Giudice che se n'è andata bene via in dribbling, Vaquero era riuscita a fermarla. Ha avuto poi l'appeggio sul contrasto la talentuosa giocatrice argentina, di fatto da un suo recupero è nato il gol del 2-0 firmato da Taglioli, costretta ovviamente al cambio adesso la San Marino Academy, perché è entrato anche il medico a soccorrere la Teresita Giudice. Al suo posto il nuovo capitano della San Marino, Francesca Lanzarotti. Il palla a cercare Saba che non passa. Poi trova la deviazione Taglioli. Rimessa laterale ancora per la San Marino che sta giocando la sua partita. Due gol
Attenzione qui intanto a Mendes, che non capisce che il pallone è lì, allora prova ad andarsene Lanzarotti, pensa l'uno contro uno con Vaquero, saggiamente torna dietro, prova ad impostare per un attimo a 4 San Marino, poi Taglioli, autrice del gol del 2-0, trova la deviazione per il rinvio dal fondo di Ilaria Giorgi. Rinvio lungo a cercare ancora Taglioli, contrasto con Vaquero, si lascia andare giù forse un po' troppo facilmente il pivot classe 99 nel duello tra numero 8 con la spagnola Vaquero, che adesso riceve da Mugironi, pressione forte, fortissima di San Marino che l'ha già recuperata, non arriva l'intesa però tra Taglioli e Lanzarotti, rimessa laterale comunque per la San Marino Academy, sono passati 5 minuti e 59 secondi, può restare in avanti la formazione oggi in maglia rossa, qui cerca la conclusione, deviazione di Saba che prova a usare il fisico per andarsene, ancora Saba preferisce aspettare, c'è Vaquero, passaggio semplice senza pressione, scarica su Mendes, eccola qui, manca entrata l'ex giocatrice del CUS che va a cercare Marta Vaquero sul secondo palo, leggermente in ritardo la spagnola sul tentativo di imbucata da parte della giocatrice maglia numero 11. Rinvio di Giorgi, lungo a cercare Taglioli, la mette giù molto bene, poi va alla ricerca di Turnone, le due autrici del gol, ancora qui prova a sfondare Villagra, la giocatrice argentina per un attimo era riuscita ad arrivare sul pallone, manca, riceve sulla pressione di Lanzarotti, palla in out, rimessa laterale, manca, Vaquero, riceve Mendes, controlla con la suola, poi può andare all'uno contro uno che però diventa un uno contro due, prova a spezzare il raddoppio, ci riesce per un attimo la portoghese e poi non vince il successivo rimpallo, allora è Turnone, poi il capitano Lanzarotti prova a passare ancora la numero 5, finisce col perdere il pallone, possibilità di andare in contropiede anche se recupera in fretta molto bene, grande transizione negativa della San Marino Academy, qui liberata manca con un tunnel, poi non se la sente di andare a conclusione col sinistro, cercava invece Saba, deviazione, rimessa laterale per la Mediterranea che continua a spingere alla ricerca di un tiro, di un pericolo, qui attenzione al pallone messo dentro, può ripartire ancora con Villagra la formazione di San Marino, fermato il contropiede, altri cambi, dentro Cocco, dentro nuovamente Furno, riposo per Mendes e Vaquero, il lancio alla ricerca di Dominici, scarico dietro, ancora Dominici che riceve da Villagra, poi si avventura in una zona pericolosa, poi alla fine da terra Dominici per un attimo l'aveva quasi recuperata con la Mediterranea che era partita, ancora Dominici caparbia nel voler prendersi questo pallone, va poi alla conclusione, trova all'esterno della rete, rinvio dal fondo per Mugironi, lo scarico per Elisa Manca, verticalizzazione in parallela per Saba che ha spazio per girarsi, va alla conclusione, vorrebbe una deviazione Marika Saba, deviazione che però non c'è, sarà rinvio dal fondo per Ilaria Giorgi, grande spunto però della 26 della Mediterranea, Giorgi va al rinvio lungo, non riesce a metterla giù Dominici, allora manca sulla destra, può andare alla conclusione forte, controlla in due tempi però Giorgi che poi quasi da rimessa laterale da calcio, prova ad armare il contropiede di Villagra, palla troppo lunga per l'altra argentina, Guadalupe Villagra Rodriguez, lei sì, volto nuovo di questa San Marino Academy, Furno prova a passare con il capitano Lanzarotti che le sta appiccicata, poi cercata Cocco, palla imprecisa, ancora il pallone per Guadalupe Villagra, scorso anno al Royal Team Lamezia che accusa il secondo posto nel girone di Serie A2, qui attenzione a Furno, palla che non passa, ancora a lottare su questo pallone Dominici, poi Villagra, c'è Fanti, è tornata in campo anche la numero 6, Furno prova a rallentare, poi trova la linea di passaggio per Fanti, diventa quasi un 3 contro 2, Fanti se la porta sul destro, lei che è mancina, ma calcia bene anche con il piede debole, qui però se la allunga fuori, c'è Giorgi che fa ripartire dal fondo le sue, poi alla ricerca del pivot, e che pivot Dominici che può sicuramente far valere il suo fisico, cerca qui l'imbucata, palla che non passa,
prima esperienza nel futsal per Irene Dominici, che calcio giocava da difensore centrale, praticamente ribaltato da un punto di vista tattico il ruolo. Il futsal è anche così, può sfruttare sicuramente il suo fisico per dare una mano in posizione da pivot. E oggi da subentrata lo sta facendo molto bene. Rimessa laterale per la Mediterranea, manca per Furno. C'è Cocco che può ricevere, arriva la pressione di Dominici, con Cocco che non se la sente di rischiare il controllo. Alla fine lascia sfilare fuori il pallone e concede una rimessa laterale alla San Marino Academy in pieno controllo. Dominici sfrutta il fisico, c'è Furno che gliela sporca, palla buona per Lanzarotti, nuovamente Dominici, Furno si riesce a sradicare il pallone e poi finisce a terra Dominici, Furno riesce ad andarsene, poi c'è situazione di inferiorità numerica in transizione, arriva Cocco, Furno vuole andare alla conclusione da una zona abbastanza distante, eravamo almeno dietro i 12 metri, c'è stata deviazione, rimessa laterale per la Mediterranea. A parte la conclusione di Saba poco fa, non è riuscita a creare molto, nonostante poi un possesso palla prevalente della squadra allenata da Mister Versace, che si è ritrovata sotto dopo appena 2 minuti. Qui Furno, conclusione forte ma alta, nessun pericolo per Giorgi. Dopo 2 minuti l'aveva sbloccata Turnone, il raddoppio al sesto di Taglioli. Fin qui stanno decidendo la sfida in favore della San Marino Academy, che continua a gestire in situazione di uscita dal pressing, poi cercata l'imbucata per Dominici, non proprio in quella posizione, la numero 11. 10:32 sul cronometro, arriva la chiamata di timeout per Mister Versace, che evidentemente vuole correggere qualcosa, e ci fermiamo anche noi. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Suonata la sirena, è terminato il timeout chiesto da mister Stefano Versace, confermato, confermatissimo ovviamente dopo il secondo posto della scorsa stagione. Però adesso vede la sua squadra sotto 2-0 contro la San Marino Academy, fatica soprattutto a creare, quindi magari il timeout può essere servito per cercare di trovare quella soluzione che le sue giocatrici in campo non stanno riuscendo a trovare per far male dalle parti di Giorgi. Attenzione a Fanti, buon schema per liberare il destro di Furno, c'è stata deviazione, reattiva il capitano Francesca Lanzarotti, ancora angolo per Fanti, si avvicina, manca, cercata l'imbucata qui per Furno, palla allontanata con Mugironi che colpisce in pieno volto Furno, rimessa laterale per la San Marino. Anche sfortunata in questo caso la Mediterranea sul rinvio di Mugironi, tutto a posto per Furno che ha preso una bella botta. Lancio alla ricerca di Taglioli, ritornata dopo i minuti in campo di Dominici. Qui riceve Fanti, prova a sfondare, ancora la numero 6, riesce a tenere in qualche modo il controllo del pallone nonostante il raddoppio. Ancora Fanti, serie di contatti ma si lascia giocare, lasciano giocare gli arbitri che finora hanno fischiato 2 falli contro San Marino e 1 contro la Mediterranea. Abbiamo superato la prima metà di primo tempo, 9:40 ancora sul cronometro, manca, cerca Fanti, compagna sia la Jasnagora che al Sinai le due, poi il ritorno dietro per Furno che prova a tornare da Fanti, si gira Fanti con il destro, la riapre Petra Fanti dopo 10 minuti e mezzo,
trova con il destro il gol del 2-1. È ancora lunga, lunghissima il Palacconi. Azione insistita, manovra insistita, alla fine trovata Fanti in una zona di campo in cui può essere sicuramente pericolosa. Avevamo detto, può calciare sia con il destro che con il sinistro, tant'è lei sia mancina prevalentemente. Qui con il destro ha punito, ha trovato il gol in una porta qui, ha particolare feeling questa alla sinistra, la nostra postazione al Palacconi. Qui arriva invece il fallo di Roberta Spiga, appena entrata. 2-2 il conto dei falli, 9-21 sul cronometro. Calcio di punizione da una zona di campo molto simile quella in cui è stata battuta la prima punizione in favore della San Marino Academy. Ha trovato due gol in avvio, adesso però deve inevitabilmente fare i conti con la reazione della formazione cagliaritana. In campo anche Sofia Vaiente per quanto riguarda la San Marino Academy. Il tiro direttamente sulla barriera provato da Taglioli. Poi palla allontanata, rimessa laterale per la San Marino proprio con Vaiente, riduce da 4 anni con il Città di Tiene. Anche lì uno dei volti nuovi per la formazione della San Marino Academy. Riceve Spiga, prova la verticalizzazione per Fanti che usa il fisico. Ancora Spiga, c'è Mendes. Prova poi ad andare alla verticalizzazione, la giocatrice portoghese in una zona dove però non c'è nessuno. Giorgi non si accontenta del rinvio dal fondo con le mani, preferisce giocarla con i piedi e andare direttamente da Federica Taglioli in posizione da pivot. Palla per irraggiungibile per la giocatrice in maglia numero 8. Furno Mendes salta qui un po' con questo passaggio, la pressione in 2-1-1, poi Fanti la lascia lì per Mendes, ancora Furno a gestirla, a portarla oltre la propria metà campo. Mendes, attenzione al contromovimento di Fanti, preferisce scaricare su Spiga, possibilità di andare all'uno contro uno. Spiga cerca con l'esterno Furno in parallela, palla che però esce in rimessa laterale. Nuovo cambio in casa San Marino che rimette dentro Gloria Turnone con la maglia numero 10. Rimessa laterale per Francesca Lanzarotti, tornata anche giudice in campo, dunque tutto a posto per la giocatrice argentina. Qui il lancio alla ricerca di Taglioli, irraggiungibile ancora, rinvio dal fondo per Mugironi che la lascia lì per Furno. Altra buona pressione in 2-1-1 della San Marino, qui però trova con il cambio lato la Mediterranea, un'altra buona uscita al pressing. Poi Fanti riceve, lì con la suola la lascia nuovamente per Mendes che quasi rallenta sul posto. Poi Furno, ancora Furno per Mendes. Spiga, possibilità di andare al dribbling, riesce a tenerla in campo Spiga che poi va anche alla conclusione. Palla che arriva dalle parti del centro dell'area, tutto facile per Giorgi perché non c'è nessuno. Lancio alla ricerca di Taglioli che stava scattando in avanti. Mendes, palla per Spiga che va a cercare Fanti sul secondo palo. Arriva però la buona chiusura da parte di Serena Comandini. Fatto adesso in campo nuovamente lo starting five iniziale per la San Marino. Qui la chiama Giorgi con sicurezza, ma impresa il portiere classe 99 che poi va al lancio per giudice. Furno di testa riesce ad anticipare l'Argentina. Mendes, possibilità di andare all'uno contro uno con Taglioli, arriva anche il giudice a dare pressione. Mendes trova Fanti e poi grandissima parata di Ilaria Giorgi a tenere sul 2-1 il punteggio, ad un passo dalla doppietta Fanti, un po' abbandonata sul secondo palo. Grande intervento difensivo, grande parata quella del portiere, qui ancora attenta sul calcio d'angolo. Ci riprova Mendes, palla fuori deviata con Taglioli che prova ad andare in contropiede, se la porta però fuori. Rimessa laterale per le Mediterranee in zona panchina, mister Versace. Furno riceve da Fanti, ancora Furno, buona la pressione, stavolta non concede il cambio lato facile San Marino. Mendes prima di marcature va alla conclusione, anche superata la linea di metà campo, poi ancora Furno a dare pressione. Sicuramente non si può permettere di lasciare
senza pressione la portoghese, qui visibilmente stanca Taglioli che ha chiesto prima il cambio e poi il timeout. Qui attenzione al pallone forte sul secondo palo, ancora Taglioli a chiedere il cambio, arriva però il timeout, rimette in pausa questo bello e avvincente primo tempo. San Marino avanti 2-1 quando mancano 7 minuti e 5, ci prendiamo una pausa anche noi. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Nuovamente in campo dopo il timeout, chiamato stavolta dalla panchina della San Marino Academy, più per far rifiatare le proprie giocatrici che per vera necessità tattica. Qui il lancio intercettato da Mendes a centrocampo, vuole la conclusione col sinistro, un po' sporca, non colpisce benissimo il pallone Filippa Mendes, l'anno scorso sicuramente la giocatrice in più di una mediterranea che ha a lungo lottato nei primi posti. Qui Mendes interviene di testa su un lancio lungo che poteva benissimo lasciar sfilare, era sola, nessuna però delle compagne l'ha avvisata, giustamente intervenuta qui, ma ha concesso una rimessa facile a San Marino che qui va allo schema finto, la conclusione Comandini, poi ha scaricato sinistra per Giudice che non si aspettava evidentemente questo passaggio. Allenta un po' la pressione alta San Marino adesso, Furno la gestisce, Mendes non può ricevere, allora lo scarico per Spiga, pronta a rientrare Vacchero, c'è Mendes, riceve ancora la portoghese, Furno controlla la porta, poi Saba di prima la gioca male direttamente dalle parti di Giorgi, il lancio lungo per Giudice, cerca un controllo difficile, non trova il pallone la giocatrice argentina, Furno imbucata per Saba, questo passaggio c'è quasi sempre per il pivot della Mediterranea, ne ha usufruito Fanti soprattutto inizio gara, adesso ci prova Saba che però finisce in una sorta di imbuto, alla fine è costretta a cedere la rimessa laterale, palla fuori per Furno, vuole andare alla conclusione, palla ancora buona per Saba che torna dietro da Furno, riceve Mendes, grande sterzata per andare via a Giudice, poi ancora Mendes, un ritorno dell'Argentina, prova a metterla in mezzo, arriva però il fallo fischiato contro Giudice a favore della Mediterranea con Mendes che ha saltato praticamente due volte la numero 15 di San Marino. 5:57. Abbiamo la scelta di Mendes che prende una distanza particolarmente lunga, Saba all'interno dell'area di rigore, fuori pronte a ricevere Spiga e Furno, vediamo la scelta di Mendes, va direttamente sulla barriera Comandini, poi attenzione Spiga, conclusione ancora Spiga ad un passo dal 2-2 Roberta Spiga, c'è stata deviazione, può restare lì in avanti la Mediterranea, 5:49 ancora da giocare in questo primo tempo, calcio d'angolo con Spiga che la mette in mezzo, poi non riesce a ripartire la San Marino Academy con Giudici che si ritrova il pallone quasi sul tallone, concede la rimessa, Furno, Mendes se ne va molto bene a Giardino, ancora Mendes vuole lo scarico, palla sporca che arriva a Saba, palla fuori esterno della rete sul destro ancora di Saba, una delle più pericolose della Mediterranea quest'oggi. Valentina Giardina non riesce nel controllo sul lancio, ancora rimessa per la Med, Vacchero, Furno
Mendes, riceve la portoghese. C'è Saba, nuovamente Mendes. Palla recuperata da San Marino. Comandini non sa bene a chi scaricare, poi torna saggiamente indietro da Giudice. Ancora Comandini. Giudice propone in parallela, poi attenzione, c'era Giardina completamente sola. Comandini ha preferito andare alla conclusione proprio in quella zona dove c'era Valentina Giardina. Muggi non in tuffo, fa concedere il calcio d'angolo. Palla battuta da Giardina, scambio, bello lo schema per liberare Giudice che poi scheggia il palo. Movimento un po' perso dalla difesa della Mediterranea, che qui attenzione con Furno prova a sfondare, poi arriva il ritorno di Giudice, alla fine Comandini riesce a fermare l'iniziativa di Furno. Bacchero sul punto di battuta, palla dietro per Furno. Mendes riceve, ancora Furno, porta il pallone sotto la suola, la lascia lì con una pisata Mendes, nuovamente di prima da Furno, posizione centrale adesso. Mendes continua il giro, palla della Mediterranea in attesa del varco, riceve anche Bacchero, nuovamente Mendes. Andà via Saba, quasi per un isolamento con Giudice, per attenzione alla pressione forte che si alza da parte di Taglioli su Furno, che riesce in qualche modo a mantenere il possesso, poi va in verticale con Saba che proprio in quel momento non stava guardando il pallone. Palla che sfila, attenzione perché sta contando l'arbitro, è già 3 e qui rischia, era praticamente al quarto. L'area Giorgi, anche perché l'arbitro inizia a contare molto presto dal rinvio dal fondo, ben prima che Giorgi abbia in controllo il pallone. Qui però 4, a dire la verità, li aveva superati. Mendes, Vaquero, riceve la spagnola, poi Furno, si deve anche risistemare la fascetta. Saba finisce in un raddoppio, palla nuovamente dietro da Furno e nuovamente Mendes. Scarico per Vaquero, ancora Mendes. Può andare all'uno contro uno alla portoghese, se ne va con un doppio passo, poi col sinistro prova ad andare sul secondo palo dove non c'era nessuno, lo chiamavano a gran voce dalla tribuna. La giocatrice sul secondo palo, netto ritardo Saba. Il lancio qui alla ricerca di Comandini da parte di Giorgi, che stavolta ha affrettato. Dentro manca, andrà a fare il pivot al posto di Saba. Bacchero, Furno e Mendes completano il quartetto di movimento in campo adesso per la Med. Bacchero riceve da Mendes. Ancora Mendes che prova a sfondare per vie centrali, poi scarica per manca, cercata Vaquero, via di passaggio sporcata con Taglioli che prova ancora ad allontanare il pallone cercando una deviazione, stavolta il rimpallo non è favorevole alla numero 8 di San Marino. 3-11 da giocare, rimessa laterale in zona offensiva con Furno che riceve, può andare alla conclusione, riesce in qualche modo Comandini a murarla, poi ancora Mendes, il tocco dietro per manca, riceve Furno, poi Mendes. Ultimi 3 minuti di primo tempo, manca Mendes, cerca l'imbucata per Vaquero, palla che non passa, poi arriva Vaquero da dietro, la Mediterranea riesce a tenere il possesso, manca altro passaggio per Mendes, può salire la pressione forte della San Marino Academy con Mendes che però prova ad andarsene, ne salta una, non salta la seconda, alla fine in qualche modo la San Marino Academy perfeziona anche il recupero, riceve con tanto spazio Comandini, quasi spazio per il tiro, prova a prenderselo con il destro, riesce a mettere il piede Furno e a concedere questa rimessa laterale. Attenzione poi al tiro sul primo palo provato da Gloria Turnone, attenta Mungironi che va a concedere un altro calcio d'angolo. ...2:21 sul cronometro, c'è sempre Comandini sul punto di battuta, qui cerca la palla dentro, allontana Vaquero in zona però Turnone, ancora le finte della numero 10 con la suola, destro e sinistro, poi lo scarico, palla che torna nuovamente dalle parti di Turnone, palla buona nonostante le proteste della Mediterranea, Taglioli va alla conclusione, trova la deviazione, sarà calcio d'angolo. 2:05 ancora sul cronometro.
in un bel primo tempo tra Mediterraneo e San Marino Academy. Palla dietro per il tiro sporco di Comandini, la recuperata Furno va da Mendes, contropiede della Mediterranea, sterzata di Mendes che poi va alla conclusione col sinistro Murata. Attenzione, palla per Vacchero che deve tornare dietro da Mugironi perché si era alzata la pressione della San Marino Academy. Dentro Cossu, fuori Mendes per quest'ultimo minuto 45, riceve proprio Cossu, è entrata pochissimi istanti fa. Furno manca, rientra sul sinistro, non è il suo piede forte, conclusione debole, può andare al rinvio Giorgi, un Furno che si deve abbassare per non toccarla, altrimenti sarebbe stata rimessa laterale, calcio d'angolo per la San Marino Academy. Cossu non riesce a controllare sulla giocata provata da Manca, rimessa con il lancio lungo, Furno di testa ad anticipare il pivot, qui ancora Vacchero, alla fine rimessa per San Marino, la finta di Turnone, poi la conclusione provata di prima intenzione da Taglioli. Messa laterale rossa, dice l'arbitro, ovvero per San Marino. Scambio corto con Lanzarotti. 1-2, leggermente lungo con Taglioli. Si dispera, ultimi 54 secondi. Dentro adesso anche Giovanna Mu. Per la Mediterranea. Ha praticamente fatto giocare tutte ad eccezione di Marta Corrias. Furno. Manca che chiama il pallone dietro, scarico semplice, poi in avanti per Cossu che cerca il dribbling, ma sono tante maglie rosse quando una giocatrice della Mediterranea riceve in quella zona di campo. Manca, possibilità di andare uno contro uno, scivolata di Taglioli che poi deve buttare fuori il pallone. 18 secondi, Mediterraneo a caccia del pari prima dell'intervallo. Manca, cerca Mu, deviazione da parte di Lanzarotti, c'è una rimessa laterale sul lato opposto alla Mediterranea. Ancora 15 secondi sul cronometro del primo tempo, palla fuori Furno, botta forte sul primo palo. Ilaria Giorgi risponde presente, protagonista senz'altro il portiere della San Marino Academy in questo primo tempo, una parata su tutte fondamentale, quella su Fanti praticamente a porta vuota. Ci prova ancora Furno, destro stavolta alto, ultimi 10 secondi del primo tempo, avanti 2-1 la San Marino Academy con i gol di Turnone e Taglioli, accorciato poi le distanze Fanti. Riceve, fa lancio altissimo, qui però bisogna fare i conti anche col soffitto del palacone quando si trovano a fare questo tipo di giocate. Alla fine San Marino Academy va a concedere una rimessa laterale in zona offensiva quando mancano 7 secondi. Furno deve affrettare la conclusione, va infatti alla conclusione ma è sporcata, poi allontana il pallone Lanzarotti, un secondo rimasto sul cronometro. Praticamente c'è giusto il tempo di andare al rilancio di Mugironi, finisce il primo tempo 2-1 per San Marino Academy. Dopo i primi 20 minuti di gioco, il gol di Turnone e Taglioli per la formazione ospite, il gol di Fanti invece per la Mediterranea. Ci prendiamo una pausa anche noi, poi torniamo in diretta dal Palacone. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Algabiano, struttura di tradizione a conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Algabiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Nuovamente in diretta, Palaconi di Cagliari, seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 femminile di futsal, l'anticipo di questa seconda giornata tra la Mediterranea e la San Marino Academy, che vede la Mediterranea padrona di casa sotto 2-1 contro la formazione ospite, che era passata in vantaggio dopo appena 2 minuti con turno, ne aveva trovato il raddoppio al sesto con Taglioli. All'11esimo Fanti invece è riuscita in qualche modo a riaprirla, ad accorciare. Fanti, Cocco, Furno, Mendes con Mugironi tra i pali. A proposito dello starting five della Mediterranea, anche se prima di poter ripartire col calcio d'inizio che verrà battuto proprio da Fanti, autrice del gol della Med, c'è da sistemare la rete della porta che verrà difesa da Ilaria Giorgi per questo secondo tempo. Confermato lo starting five di San Marino: Giorgi tra i pali, Comandini, Taglioli, Turnone e giudice. Per quanto riguarda San Marino, di fatto loro 5 le più utilizzate. Sono entrate anche le altre giocatrici, ma maggior minutaggio pesa sulle gambe delle prime 5 della formazione allenata da Matteo Serva, che oggi non è in Sardegna. Sarà seguita da Marco Pagliarani in panchina. Sace prova invece a caricare le sue dall'altra parte, tutto a posto con la porta sistemata. Si riparte col secondo tempo, si riparte dal 2-1 dei primi 20 minuti con la Mediterranea che deve provare a reagire. Cocco, Furno, Cocco come passaggio semplice, visto e servita il nuovo capitano della Med. Ancora Mendes, scarica nuovamente per Cocco che prova a portarsi in avanti e saltare giudice che mette davanti il fisico, sporca anche il pallone, va a concedere questa rimessa laterale. Mendes, Fanti riceve spalle porta nuovamente da Mendes, lo scarico per Furno, provato ad attaccare per un attimo con la linea di passaggio Taglioli, poi ancora Mendes far girare palla da ultima con calma, con pazienza alla ricerca dell'occasione giusta per pareggiare. Poi Mendes che può strappare la partita in qualsiasi istante, poi si ferma, arriva allora il raddoppio,
si sta comportando benissimo San Marino in difesa, soprattutto contro la portoghese. Fanti qui controlla il pallone con la testa, almeno ci prova, riesce a spizzarla poi tra tre maglie rosse. L'area Giorgi può tranquillamente uscire e controllare con le mani. Qui si gira bene Taglioli, gliela sporca l'ultimo cocco, ultima a toccare il pivot di San Marino. Si riparte con Furno, posizione centrale, concessa ancora l'imbucata per il pivot, palla imprecisa, si riparte. Dovrebbe essere rimessa laterale per San Marino, col pallone che è finito nel tunnel degli spogliatoi. Pressione alta, individuale pura per la Mediterranea in questo caso. Allora si va al lancio lungo alla ricerca di Taglioli, che fa un ottimo lavoro da pivot. Comandini. Pressione di Fanti, ancora sfida tra numero 6 vinta da Comandini, poi cocco qui, netto ritardo, l'arbitro lascia giocare. Intervento in scivolata, giudicato regolare, non sono volate a dire la verità, poi troppe proteste da parte delle giocatrici di San Marino che hanno rischiato poi su quella palla persa, cercato un colpo di tacco Furno, palla che esce sul fondo, rinvio per Giorgi. Chiama all'uscita dal pressing il portiere, lancio alla ricerca di Giudice che è andato in questo momento a fare il pivot, poi palla per Taglioli che la lascia sfilare nuovamente per Giorgi. Arriva adesso la pressione forte su Taglioli che usa il fisico per provare ad andarsene a Fanti, la tiene in campo, cerca Giudice, palla leggermente corta, l'Argentina prova a lottare ancora su questo pallone, alla fine controllato da Mendes, lasciato lì per Furno, lo scarico per Fanti che era mal posizionata col corpo, controllo difficile, rimessa laterale per San Marino, deve però ancora fare i conti con la pressione alta, altissima della Mediterranea, qui a rischio cambio fallo sul pallone in movimento da rimessa laterale lanciato lungo da Comandini, comunque in out, poi lancio di Mugironi, palla partita male dalla mano destra del portiere della Mediterranea e infatti è terminata direttamente in rimessa laterale. Qui prova a sgusciare via Giorgi, ci riesce molto bene, attenzione al possibile 3 contro 2, trova lo scarico per il tiro ancora di Taglioli, si oppone bene con le mani Mugironi, va a concedere il calcio d'angolo, non parte però così Giudice, è difficile da fermare, cercata proprio Giudice, gran controllo il suo, poi cerca la sterzata per liberarsi per il destro, Furno capisce tutto e riparte, ancora Furno, si allarga sul destro, Furno sul primo palo, solo esterno della rete. Ritmi alti e intensi anche in questa ripresa servita a Turnone che aspetta prima di verticalizzare, torna addirittura dietro, indietrissimo aspettando la pressione Taglioli, nuovamente Turnone, la gestiscono la numero 10 e la numero 8, poi Turnone cerca il controllo con il tacco, deviazione di Fanti a concedere la rimessa laterale per la San Marino Academy. Il tiro provato da Turnone, altra rimessa per la San Marino Academy, andati via i primi 3 minuti, 3 minuti e 4 secondi per essere precisi, ne restano 16:56, c'è ancora tanto tanto da giocare, si sbaglia lo scambio da rimessa laterale, malinteso tra Turnone e Taglioli, autrici dei due gol. San Marino, pressione forte di Giudice su Mendes, arriva anche Turnone in una sorta di raddoppio con lo scambio con Furno, ancora Mendes che quasi chiama la pressione alta, poi verticalizza, c'è spazio per verticalizzare da Fanti che si gira con il destro, trova solo il corpo di Turnone che poi con la sola concede la rimessa laterale perché non ha appoggi sicuri. C'è Fanti che vuole la rimessa, da la distanza da rimessa laterale. Palla fuori per Mendes che fa la conclusione centrale. Ilaria Giorgi, ancora lei a dire no. Gran partita
finora quella del portiere di San Marino. Ancora Fanti a battere il calcio d'angolo, scambio con Mendes, può rientrare sul mancino, non concede però spazio la difesa di San Marino. L'unica cosa che concede è la rimessa in zona offensiva alla Med. Mendes, Furno, il tiro provato da Anita Furno, non trova lo specchio della porta, fuori Cocco, dentro Vaquero, prova a stringere un po' forse le rotazioni affidandosi mister Versace alle giocatrici di maggiore esperienza per provare a rientrare, per provare a recuperare. Qui si dispera ancora Taglioli che non è riuscita ad agganciare questo pallone, dentro Saba, fuori Fanti nelle rotazioni di Versace, proprio Saba riceve contatto con Comandini che vede Saba avere la peggio. Giudice cerca il numero su Furno, poi alla fine palla per Mungironi che con i piedi prova a giocarla dalle parti di Saba, non controlla la numero 26. Qui si aspettavano tutti il pallone all'indietro, compresa Giudice che adesso lascia il posto di Guadalupe. Guadalupe Villagra, altra argentina, prende la posizione da pivot. Qui rischia qualcosa, riesce comunque a passare Taglioli. Gran partita anche quella della numero 2 di San Marino, non solo per il gol. La giocata di prima di Comandini alla ricerca di Taglioli, c'è Furno che deve gestire la sua pressione, alla fine riesce a trovare il corridoio per una palla in parallela, palla in out, rimessa laterale per San Marino. Furnone riceve, non va a calciare, serie di finte con la suolata di destro, va alla ricerca di Villagra che non riesce a tenerla lì, poi Furno con un gran numero. Vaquero, Saba, la vuole Furno, riceve, palla per Mendes che prova a tornare da Saba, c'era anche Vaquero che stava attaccando l'area di rigore, non arriva né l'una né l'altra per la Mediterranea. Palla alzata, un regalo per Mendes che di prima gioca per Vaquero, di prima per Saba che prova a tenerla lì sulla pressione di Villagra. Altra rimessa laterale in favore della Mediterranea, 14-43. Furno, Saba, ancora Furno, palla sotto la suola, Mendes, cambio gioco per Vaquero, prova a giocarla con l'esterno per Mendes che stava attaccando la parallela, deviazione, non riesce poi la ripartenza della San Marino Academy. Saba, Mendes prova a partire, palla al piede, Filippa Mendes, ancora Mendes che calcia forte sul secondo palo, era capitato un paio di volte anche nel corso del primo tempo senza però trovare nessuna delle compagne pronte a colpire, ad attaccare sul secondo palo, e qui arriva l'infrazione di 4 secondi che aveva rischiato già, l'avevamo detto, nel corso del primo tempo, stavolta non ha perdonato l'arbitro. Diciamo va a concedere sì la punizione indiretta ovviamente a due al limite dell'area, ma va anche a iniziare a contare molto presto rispetto a quando Ilaria Giorgi va in presa del pallone, che poi ne approfitta per prendersi diversi secondi prima di andare al rinvio. 5 metri la distanza, vedremo chi va a calciare. Dovrebbe essere Mendes, Versace che è andata a dire giocala per fili, Filippa Mendes ovviamente. Queste situazioni può sicuramente far male. Infatti palla per Mendes direttamente sulla barriera e poi Giorgi può andare, rinvio con le mani, lungo, lunghissima alla ricerca di Villagra, poi
la palla in zona Comandini che la perde, riparte Sava, ancora Sava rimontata da dietro da Dominici, finita a terra dolorante Sava, poi Vacchero va a spendere il fallo. Sava è ancora lì a terra dolorante. Colpo alla schiena per Sava, meno quello il dolore che lamenta. Rimontata da dietro in quella situazione di transizione da Irene Dominici, un tatto sicuramente duro. Dovrà adesso per forza di cosa uscire, visto che è entrato anche il medico. Pronta a rientrare Fanti. 13:52, ancora da giocare. Riparte col calcio di punizione per la San Marino Academy, visto che poi sul tentativo di contropiede San Marino, dopo che non è arrivato il fisco per il contatto tra Dominici e Sava, c'è stato il fallo di Vacchero, primo fallo di questo secondo tempo. 13:52 a giocare, sempre 2-1 il punteggio in favore della San Marino Academy. Qui addirittura a cercare la porta Turnone, poi attenzione sulla respinta, la pressione alta, altissima di Dominici. E dicevamo, a calcio faceva il difensore centrale, qua fa il pivot, ma poi se si tratta di pressare, le doti difensive sicuramente le tornano utili. Infatti qua sale a dare un po' di pressione, qui Mendes Furno esce molto bene dalla pressione, la Mediterranea. Fanti la tiene lì sotto la sua autrice, lei del unico gol segnato fino alla Mediterranea. Qui attenzione però a Mendes che parte, ancora Mendes, serie di finte, Mendes! La scivolata decisiva di Villagra, poi il pallone che finisce direttamente sul volto di Fanti. Allora rinvio per Giorgi che deve affrettare il rilancio con le mani, stavolta arriva, fin troppo evidente il fallo di Dominici su Furno. Un a uno il conto dei falli allora, mentre è ancora a terra dolorante Sava in zona panchina. Calcio di punizione per la Med nella propria metà campo, già battuta da Furno per Mendes. Le due non hanno ripiegato un attimo in questo secondo tempo. Fanti, Furno, pensa allo scarico per Mendes, vuole tornare da Fanti, palla in verticale che non passa, attenzione al giudice, doppio passo, trova lo scarico per Dominici che poi non riesce ad andare, alla fine si finisce anche a terra, è tutto regolare. Poi Fanti prova ad accendersi Furno, palla al piede, ancora giudice, poi palla in zona Villagra che alza poi il pallone, attenzione all'uscita di Mugironi perché stava arrivando Turnone, non se l'è sentita di mettere il piede, anche perché avrebbe rischiato di fare davvero male a Mugironi che in uscita è andata a concedere la rimessa. Fuori Turnone, dentro nuovamente Comandini. 12:46, ancora da giocare. Un giudice, attenzione Dominici, conclusione sul sinistro direttamente sul corpo di Fanti che prova a partire, palla al piede, si allarga sul sinistro, calcia lei stavolta con il suo piede, ma è ancora Giorgi protagonista assoluta della San Marino Academy finora. Vacchero cerca Mendes dentro, allontana male Dominici, poi Furno vuole allargarsi per il tiro, palla per Fanti e poi giudice con un grande anticipo davanti al portiere, giudice Mugironi, gran parata la sua, grande intervento in uscita più che altro perché giudice non è andato a calciare, sembrava quasi volesse entrare in porta col pallone, qui ha sciupato una grande chance dopo aver recuperato un pallone sanguinoso, ci prova Furno sul fondo. Altro rilancio di Giorgi alla ricerca di Dominici, altro fallo fischiato contro il pivot di San Marino. A questo punto
rischia davvero di non poter più stare in campo per una questione di falli. Il metro arbitrale è questo. E allora fuori proprio Dominici, dentro nuovamente Taglioli, con le due argentine di Lagra e giudice Comandini fare da centrale difensivo. Mendes riceve Fanti sul destro, poi scarica dietro per Mendes, è entrata anche Manca nella Mediterranea, cerca Fanti, palla non trovata, prova Villagra a mettere un po' di pressione a Manca, ancora Villagra, Mendes alla fine controlla il rinvio dal fondo per Mugironi, protagonista anche lei poco fa su giudice, lentato un po' la pressione, c'è Villagra da sola, le altre tre aspettano a metà campo, probabilmente non quello che vorrebbe la panchina di San Marino, ci prova Manca che ha un tiro di notevole potenza e accusa il colpo Taglioli che però ci ha messo il corpo e ha negato la conclusione verso la porta all'ex giocatrice del Cuscagliari. Attenzione qui a Manca che poi va a fermare il contropiede, va a beccarsi anche il cartellino giallo, giustissimo da regolamento visto che ha perso il pallone, poi è andata a fermare la ripartenza, intervento in ritardo su Paola Teresita giudice, prima munita in casa mediterranea, Serena Comandini unica munita invece per la San Marino Academy nel corso del primo tempo. 2-2 il conto dei falli, 2-1 sempre il punteggio, sono trascorsi quasi 9 minuti, qui sbaglia Lanzarotti, un tocco in verticale. Cocco. Mendes. Parte Manca, attacca la diagonale. Mendes la pisa per Cocco. Fanti, ancora Cocco, adesso da centrale, l'ex FFC per un'altra ex FFC come Mendes che mette a sedere Taglioli e torna da Cocco. C'è Fanti. Nuovamente Mendes, prova la verticalizzazione, il giudice qui ostacolata la compagna, regala il pallone a Fanti, controlla in due tempi Giorgi, provato il tiro d'interno dalla distanza e poi qui Lanzarotti sbaglia il controllo, rimessa laterale, rischia di accusare un po' la pressione, Manca qui prova la conclusione forte alla ricerca di Fanti all'interno dell'area di rigore, allontana il pericolo San Marino Academy che adesso aspetta sia a metà campo. Aggiustare un po' le marcature, casa San Marino, Cocco trova Manca che prova a tenerla lì, spalla la porta sotto la suola, nuovamente per Mendes che ha giocato i primi 10 minuti di questo secondo tempo, attenzione a Cocco, arriva Taglioli a togliere all'ultimo il pallone a Federica Cocco, conta l'arbitro con Manca che va quasi a un cross, palla allontanata di testa, concedere un'altra rimessa laterale leggermente più indietro, sempre Manca sul pallone, stavolta scarico corto per Mendes, vuole crearsi lo spazio per la conclusione, se lo può creare con i suoi dribbling, c'è però Comandini che attenta e va a chiudere la portoghese, Fanti, adesso c'è lei da centrale, Manca, serie di blocchi, liberata Cocco dietro, verticalizzazione per Fanti, ha capito tutto la solita giudice, grande dribbling sul Cocco, poi non passa su Mendes, va anche con una spallata da terra della portoghese, terzo fallo fischiato contro San Marino, 9.46 da giocare. Furno, cercata, Manca, trovata, non c'è però il possibile scambio tra le due, alla fine Furno in qualche modo riesce però a recuperarla e controllare, Mendes, Fanti di prima prova a giocarla, colpisce in testa Comandini, rimessa laterale già battuta per Furno, tagliando anche la prima linea difensiva di San Marino, che adesso però si è risistemata dietro sotto la linea della palla, trovata Furno tra le linee, non c'è spazio per calciare, trova Fanti sulla destra, poi va a chiuderla Comandini, rimessa laterale per la Mediterranea. 9.13 ancora sul cronometro, Fanti che va a battere questa rimessa, cerca Manca all'interno dell'area di rigore, palla tolta all'ultimo, poi ci prova Furno, Mendes la gioca proprio per Fanti che la tiene lì, Furno arriva, la controlla malissimo, attenzione perché arriva il giudice, poi Furno da dietro, intervento da giallo anche per Furno che dopo aver sbagliato il controllo è andata a stendere
Paola Giudice che stava andando via velocissima in contropiede, caratteristiche ormai dovrebbero aver imparate le giocatrici della Mediterranea dopo un tempo e mezzo, quelle dell'Argentina che è davvero rapida, recupera tanti palloni. Qui cercata Taglioli, prova ancora a controllarla, protegge più che altro la rimessa laterale. Turnone, solata e tiro direttamente su Fanti. Altra rimessa, un maggior rispetto alla distanza all'arbitro. Ci prova stavolta Taglioli, torna da Turnone contro Vacchero. La alza alla ricerca di Giudice che prova a sbucare le spalle di Furno che con una grande giocata di suola se ne va in dribbling. Se la porta però anche fuori, rimessa laterale ancora per la San Marino Academy. Taglioli riceve, palla persa, Vacchero, Fanti, manca, cerca l'imbucata, passa il pallone, rimessa laterale per la Med. 8:28 da giocare, sta per rientrare Saba che dopo il colpo subito evidentemente si è ripresa. Ancora manca, cercata Vacchero dall'altra parte, trovata, palla all'indietro per Fanti che vuole andare alla conclusione, posizione defilata e lontana dalla porta, trova il corpo di una maglia rossa, rientra Saba, ancora dolorante, stringi i denti però, la numero 26. Vacchero, palla in parallela per nessuno, un regalo per Ilaria Giorgi che può andare al rinvio alla ricerca di Giudice, prova a scommettere sull'errore del centrale difensivo, errore però di Furno non c'è, almeno nella lettura su questo colpo di testa, poi prova a sfondare per vie centrali, perde il rimpallo, ultima a toccare, rinvio con le mani ancora per Giorgi che va al rinvio lungo per Giudice, stavolta ci arriva l'Argentina, non riesce a controllarla, non riesce a tenerla in campo. Vacchero prova a scambiare con Furno che adesso prova a partire, palla al piede. Maglia il tocco per Saba, palla in verticale per Giudice, difficile da tenere in campo su questa verticalizzazione di Turnone. 7:44, una vita ancora alla fine di una partita che vede San Marino avanti 2-1. Saba. Attenzione qui a Vacchero sul secondo palo, cercata da Saba con una conclusione alta. Spagnola prova quasi in semirovesciata, in spaccata ad arrivare su questo pallone. Non arriva la deviazione sotto porta. La San Marino Academy che rischia sempre un po' con la giocatrice che attacca sul secondo palo. Qui il lancio per Taglioli che la mette giù benissimo. Poi duello con Furno, passa Taglioli, arriva Saba da dietro. Taglioli si libera per il destro, trova una deviazione, vuole forse anche un fischio per il fallo, gran partita davvero quella di Federica Taglioli. Ma Guadalupe Villagra appena entrata, batte il calcio d'angolo, palla fuori per il destro altissimo di Turnone. Sette e dieci sul cronometro di questa ripresa, riparte con il rinvio per Mugironi. Mendes riceve sulla destra, prova ad andare in verticale da Saba che la deve tenere lì con la suola, palla nuovamente per Mendes, scambia con Furno. Mendes poi cerca Vacchero, l'intervento in spaccata di Turnone. Rimessa laterale per Vacchero che cerca Saba sul secondo palo, palla che non passa, poi Vacchero prova a recuperarla. Intervento di Taglioli in scivolata sul pallone, Turnone trova la deviazione di Saba, conquista una rimessa laterale preziosa. Che se non è riuscita a ripartire qui la San Marino Academy che chiama il timeout, 6:42 sul cronometro, sempre 2-1 il punteggio. Ci prendiamo una pausa anche noi.
a Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione a conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Nuovamente in diretta dopo il terremoto, sarà rimessa laterale per la San Marino Academy. Ho provato a dare un po' di fiato alle sue giocatrici. Sicuramente spendendo tanto qui oggi al Palaconi, gara combattutissima, ad alti ritmi. Furno riceve da Mungironi, entrata anche Spiga adesso per la Mediterranea. Mendes, Saba, nuovamente Mendes. Cerca lo spunto centrale, poi pisata all'indietro per Saba. Nuovamente Furno e ancora Mendes. Attenzione allo spunto della portoghese. Non riesce a trovare però spazio per liberarsi al tiro. Finora San Marino sta difendendo davvero molto bene in uno contro uno. Furno, altra conclusione, che non trova lo specchio della porta. Si lascia passare il pallone sotto la sola Taioli. Messo male il piede per lo stop. Può ripartire la Mediterranea. Mendes. Furno. Probabilmente tra poco, se non dovesse cambiare il punteggio. Dovremo vedere Marta Vacchero con la maglia da portiere in movimento. Mendes. Cercata Spiga. Controllo non perfetto, la porta praticamente fuori, poi protegge la rimessa laterale. Vediamo Vacchero pronta con la maglia bianca, seduta in panchina, poi con la casacca. Dovrebbe rientrare Fanti. Può essere una soluzione per provare a buttare giù in qualche modo il muro di San Marino. Rimessa laterale per la Mediterranea, anche se c'è Villagra che sul punto di battuta chiede spiegazione all'arbitro. Argentina poi la lascia lì. Mendes. Spiga, nuovamente Mendes. Ancora Spiga cerca il tiro che sarebbe finito fuori. Giorgi mette comunque una mano e va a concedere il corner alla Mediterranea. Partenza in linea per le tre giocatrici. Palla fuori per Mendes. Ancora Mendes, ci prova dalla distanza, non trova lo specchio della porta. Il lancio lungo, intercettato da Furno, Saba non passa su Comandini, poi Taioli non arriva su questo pallone. 4:47, pronta ad entrare Fanti, già da un po' in casa Mediterranea. Poi vedremo quando e se entrerà Marta Vacchero con la maglia bianca da portiere in movimento. Mendes, Spiga, attenzione all'uno contro uno, passa Spiga, saltata Turnone, poi arriva la chiusura di Villagra. Altro calcio d'angolo, ancora Spiga a battere. Mendes chiama la palla alta,
attenzione, infatti il colpo di testa di Saba che pareggia la partita a 4:25. Era probabilmente una palla alta per il tiro al volo di Mendes, è diventato un cross per il colpo di testa di Marika Saba, che col dolore alla schiena va a pareggiare la partita quando mancano 4:25 alla fine. Adesso probabilmente è congelato il portiere in movimento, oppure no, perché Versace questa partita vorrà sicuramente provare a vincerla. Dopo aver imposto il proprio gioco, aver trovato su calcio d'angolo adesso la rete del 2-2. Attenzione, la pressione è alta, Mendes riesce a sfuggire, poi finisce a terra, arriva il fallo di Comandini che è anche già munita. Ci sono gli estremi, qui attenzione a Spiga, cercata subito da Mendes, una genialata quella della portoghese che è andata a trovare la numero 10, poi Giorgi fa di tutto per rallentare il calcio d'angolo e va a beccarsi il cartellino giallo. Ancora Spiga, battere Mendes, furno fuori, Fanti si muove dentro l'area di rigore. Palla giocata stavolta fuori per Mendes, aveva chiamato la volée. Alla fine è diventato un cross per il colpo di testa di Saba, incornata vincente quella di Saba, poi ci prova Furno. Gran parata di Giorgi che con il piede nega il 3-2 alla Med. Mendes scambia con Spiga, la chiusura di Villagra. Palla fuori ancora per Furno, pressione alta, poi Mendes, attenzione alla portoghese che aspetta. Fermiamo, niente portiere in movimento perché Vaquero è pronto a rientrare con la maglia blu. Mendes parte, ancora Mendes, attenzione al movimento, palla fuori per Furno, vuole liberare spazio per il destro, spazio che però non c'è. Che fase difensiva quella del San Marino Academy, adesso anche con la pressione alta di Dominici, ritornata in campo, rimessa laterale, dentro anche Paola Giudice, 3:16 da giocare, 2-2, partita in super equilibrio. Dominici anticipata da Mendes, attenzione qui alla ripartenza, 2 contro 3, Spiga completamente sola, sterzata, torna da Mendes, palla che non passa, Furno prova ad andare di prima da Mendes, buona la chiusura, poi Fanti, la conclusione, la ribaltata alla Mediterranea con Petra Fanti a 3 minuti dalla fine e 3-2 per la Med. Gran rimonta quella della squadra di Versace, sotto 2-0 dopo 6 minuti nel primo tempo, con la doppietta di Fanti è riuscita a ribaltarla. Furno, Fanti, Mendes, ancora Mendes che torna da Fanti. Mendes parte, palla al piede, ancora Mendes a cercare Fanti sul secondo palo, ad un passo dalla tripletta adesso la giocatrice in maglia numero 6. Vaquero legge l'anticipo sul lancio, non riesce però a tenerla in campo, 2:31. Comandini prova ad andarsene, Comandini, spazio per il tiro, non troppo lontano dal palo, buona l'iniziativa provata con il time out chiesto da mister Versace quando mancano 2 minuti e 22 esatti alla fine della partita.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Nuovamente in campo dopo il timeout chiamato dalla panchina della Mediterranea. È riuscita a ribaltarla nel finale. Due gol nel giro di un minuto. Prima con Saba, poi con Fanti per rimontare il 2-0 iniziale. Giudice la alza, palla in out, rimessa laterale Med. Chiero chiede la posizione esatta per la battuta. Curno, smarca Mendes, riceve lo scarico per Vacchero dall'altra parte, palla in out. Turnone, cerca l'alzata. Rimessa laterale mediterranea, 2 minuti e 2 secondi, ancora da giocare. Mendes, qui rischia Mendes, la sporca in qualche modo Taglioli, non riesce però a guadagnare la rimessa, vorrebbe un'ultima deviazione di Furno, deviazione che però non c'è, proprio Furno a battere la rimessa laterale. Mendes può andare al lancio per Fanti, prova a lottare, palla in out, rimessa laterale per la Mediterranea. Vacchero, scarico fuori per Furno, poi Mendes, attenzione all'uno contro uno di Mendes che si accentra, se la porta sul destro, palla che poi finisce dalle parti di Vacchero, murata da Turnone, resta ancora lì in avanti la Med, 1.39 sul cronometro del Palaconi. Fanti chiama lo schema da calcio d'angolo. Palla dietro per Furno che ci prova ancora dalla distanza, colpita giudice, altra rimessa laterale, 1.34. Mendes cerca l'imbucata, non passa il pallone. Furno, Mendes riceve, spalle porta, si gira sulla pressione di Taglioli, pressione fallosa secondo l'arbitro, è il quinto fallo contro la San Marino Academy quando mancano 1.20, adesso non c'è più la possibilità neanche di spendere un fallo per la formazione ospite. Mendes, cambio gioco per Vacchero, dietro per Furno. Poi il lancio per Mendes, prova a domesticare un pallone complicato, ci riesce. Vacchero, verticalizzazione per Fanti, la gestisce adesso bene. Poi cercata Vacchero, palla che passa, Vacchero! Palla fuori, che occasione per Marta Vacchero per chiuderla a un minuto dalla fine. Lancio di Giorgi, anticipo forte di Furno che se la porta fuori. La lascia scorrere il giudice, 57 secondi, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Taglioli, qui si scontra con Curnone. Rimessa laterale per San Marino che lancia a lungo, a rischio cambio fallo. Furno prova a giocarla in avanti, altra rimessa per San Marino, ultimi 42 secondi di sofferenza per la Mediterranea, di speranza per la San Marino Academy. Turnone prova a servire Taglioli, allontana Vacchero, scorrono i secondi,
36-35 il lancio di Giorgi alla ricerca delle compagne, tutte lì in avanti, 30 secondi esatti alla sirena finale. C'è giudice sul punto di battuta, Lanzarotti per andare al tiro, con l'esterno c'era Turnone sul secondo palo, non è riuscita a controllare, 27 secondi, Vacchero, Furno, il lancio lungo, non può arrivarci Fanti, ma scorrono i secondi, ne sono rimasti 22, vai andare per forza al lancio lungo. Giudice, sovrapposizione di Lanzarotti, un po' persa il capitano della San Marino Academy, palla fuori, il tiro provato da Turnone, 10 secondi, deve andare alla conclusione San Marino, ci prova con questo tiro di Taglioli, Mugginoni controlla, poi deve andare al lancio lungo, 3 secondi, 2 secondi, un secondo rimasto sul cronometro, rimessa per la Mediterranea, suona la sirena, la Mediterranea con fatica vince in rimonta sulla San Marino Academy per 3-2, Turnone e Taglioli avevano portato sul 2-0 le ospiti, Fanti, Saba e ancora Fanti hanno ribaltato per i primi 3 punti alla Mediterranea che sale a quota 4 in classifica. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini, dal Palaconi, da Roberto Carte è tutto, l'augurio di una buona serata sempre con Directa Sport.